nelle prime settimane della stagione estiva, talvolta in seguito a temporali di breve durata o precipitazioni non troppo forti nei sottoboschi di media ed alta montagna, come possono essere i boschi di abete bianco, abete rosso, le pecete, non è sempre facile trovare dei funghi perché poche precipitazioni potrebbero non essere sufficienti a bagnare, a costituire lo strato giusto di umidità favorevole alla fruttificazione dei funghi. Alcune specie hanno però delle esigenze particolari e non sono troppo disdegnosi di un clima comunque asciutto e secco, ma con un'influenza dell'umidità magari derivante dalla presenza vicina di un fiume o di un torrente. E tra queste specie, nelle zone magari un pochino più ombrose, dove durante le ore notturne permane un pochino di umidità, favorita anche dalla presenza di dei muschi, tra queste specie meno schizzinose troviamo proprio i porcini Oboletus edulis. E adesso qua vediamo cos'è successo in questa parte della stagione estiva, dove poche precipitazioni molto discontinue e settimane di siccità hanno permesso, come vedete qui, esemplari già maturi e consumati da lumache e gasteropodi, di iniziare la loro fase di fruttificazione in anticipo rispetto alla totalità delle altre specie fungine che non sono presenti nel sottobosco. Proseguiamo salendo osservando questa fungaia. Qua vediamo un esemplare che è stato mangiato ancora dalle lumache. Tenete presente che i primi funghi che nascono solitamente sono quelli più assoggettati all'attacco da parte dei gasteropodi, quindi anche loro ovviamente devono nutrirsi. I primi porcini che spuntano lo fanno, e adesso andiamo a vedere il terreno. In questo caso lo strato superficiale è molto asciutto, lo strato secondario è ancora parzialmente asciutto, rimane più umido e fresco lo strato terziario, e un velo di umidità notturna che è visibile sul capello di questo fungo ha favorito il suo sviluppo. Questa umidità notturna è stata tirata su dalla presenza vicino di un corso d'acqua o di un fiume. E come vedete, anche in un bosco dove poi oggettivamente tutto intorno non c'è vita, nel punto preciso dove questa umidità si incanala, i porcini, qui notiamo, vedete, lo strato molto secco, molto siccitoso, ma i primordi sotto che iniziano a svilupparsi e a crescere. Ancora per esempio questa nocca, qua sotto c'è un piccolissimo boleto, e ancora risalendo sempre la stessa sponda, come vedete, a fatica, piano piano, inizia un anticipo della vera e propria nascita, che poi avverrà in seguito a ulteriori precipitazioni in questo tipo di sottobosco. Ecco qua che vediamo un altro Boletus edulis, come vedete è andato a cercarsi il velo di umidità all'interno del muschio, e favorito anche dalla presenza di una pietra. Questa pietra ha permesso al micelio del nostro porcino di svilupparsi, anche quando il periodo non è particolarmente favorevole in termini precipitativi. Il fenomeno della pietra aiuta anche i primi funghi della stagione. Come vedete qua c'è un altro esemplare che è stato addirittura morsicato da un arvicola. I primi esemplari cosa fanno? Nascono in queste zone e devono emettere, rilasciare nell'ambiente circostante il maggior numero di spore possibili, così che poi si formi nuovamente un micelio secondario più forte e ci possa essere in seguito un'altra buona nascita, un'altra buona fruttificazione. Più in là con la stagione, a mano che la stagione estiva diventa più, entra più nel suo cuore, entra più nel suo clou. E vedete, di fatto l'umidità della pietra, il calore anche, ha favorito qui la nascita di un ultimo esemplare che si è poi stato oggetto di nutrimento da parte di un animaletto del bosco che ne ha sparso le spore nell'ambiente circostante. Quindi all'inizio della stagione estiva, quando magari il bosco ci sembra ancora asciutto, non sono ancora arrivati grossi temporali, se scegliamo di fare una passeggiata in quelle che sono le zone più prossime ai corsi d'acqua, o comunque dove vediamo presenza di rocce
o presenza di muschi, potremo trovare qualche sorpresa precoce. Importanti perché sono il primo nutrimento per gli animali del sottobosco durante la stagione estiva. Quindi le spore che vengono rilasciate da questi primi funghi sono fondamentali anche per la fortificazione del micelio nelle settimane, nei mesi a seguire.